canale YouTube di Luigi Gaudio. Il monachesimo. Ecco, potete vedere in questa cartina un po' la diffusione del cristianesimo ormai in questi secoli, no? Siamo nei primi secoli dopo Cristo, quarto, quinto secolo dopo Cristo. Ecco, quando parliamo di monachesimo, quindi dobbiamo distinguere fra monachesimo orientale e monachesimo occidentale. Vedete quindi come è diffuso il cristianesimo sia ad Oriente sia ad Occidente. E ci sono due modalità diverse, insomma, riguardo a questa pratica del monachesimo. Anzitutto ci dobbiamo chiedere che cosa significa monachesimo. Monachesimo deriva dal greco monachos, e monachos a sua volta deriva da monos, che vuol dire solo. Quindi il monaco è uno che vive solo, in solitudine, cioè che fa una scelta radicale, una scelta religiosa radicale. Un'altra parola importante, molto importante, anche questa derivante dal greco, è la parola eremos. Ecco, infatti il monachesimo orientale generalmente è un monachesimo eremitico. Si distinguono due tipi di monachesimo, il monachesimo eremitico e il monachesimo cenobitico. A questo punto spieghiamo anche l'etimologia di cenobio. Deriva da una parola greca che significa luogo di vita comune, indica una comunità di religiosi e anche il luogo dove essi facevano vita in comune. Il cenobio quindi è sia la comunità sia il luogo, insomma chiamiamolo così, il convento in cui vivono insieme. Abbiamo detto che generalmente il monachesimo orientale è eremitico, mentre quello occidentale è cenobitico, quindi conventuale, ma non è sempre così, eh. Ci sono infatti, anzi il monachesimo cenobitico è nato proprio in Oriente, no? E poi da lì si è diffuso in Occidente tantissimo. Mentre vedremo degli eremi anche, vedremo delle fotografie di eremi anche per monaci occidentali, per monaci europei. Ecco, stavamo dicendo quindi che gli eremiti si isolavano volontariamente dal mondo. Qui vedete un'immagine, per esempio, di Sant'Antonio, che è stato sicuramente tra i più famosi, insomma, monaci orientali. È vissuto nel IV secolo in Egitto, si è ritirato nel deserto in solitudine. Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio nel deserto, che non è da confondere con Sant'Antonio da Padova, che noi già conosciamo, il santo. Vi ricordate che Antonia Arslan era stata accompagnata dal nonno al santo, che è Sant'Antonio da Padova, insomma, francescano, non ha nulla a che vedere con Sant'Antonio Abate, che era invece uno di questi monaci, probabilmente il più famoso di questi monaci eremitici, che si isolavano dal mondo, facevano una pratica di mortificazioni corporali. È chiaro quindi che intorno a loro si creava un alone di santità, quasi di leggenda, no? Ecco, stavamo dicendo però che oltre a questa forma eremitica solitaria si era diffusa già in Oriente la forma cenobitica, cioè la scelta di vivere l'esistenza cristiana in gruppi chiusi. Ecco, anzitutto, per esempio, si ebbe in Egitto con San Pacomio questa scelta. San Pacomio visse tra il 292 circa e il 346 d.C. All'interno del suo monastero c'era una figura che assume una funzione di capo, insomma, di guida della comunità, che è l'abate, che deve far applicare la regola. In Italia meridionale, in Sicilia, dopo la guerra greco-gotica, ci fu una grande diffusione della regola monastica di San Basilio di Cesarea, vissuto tra il 330 e il 379 d.C. Ecco, ma adesso parliamo del monachesimo occidentale, quello che ci riguarda più da vicino, insomma, che è stato un elemento fondamentale anche della storia dell'Europa, nel senso che la forma cenobitica, insomma, del monachesimo si è diffusa tantissimo in Occidente, in modo particolare per esempio in Provenza, in Italia e in Irlanda. Ecco, l'Irlanda senz'altro un'isola, insomma, importantissima, fondamentale per quanto riguarda la diffusione del
monachesimo. Qui vedete per esempio gli eremi di San Colombano. San Colombano era uno di questi santi che avevano particolarmente evangelizzato, insomma, l'Irlanda, ma prima di lui c'era stato anche San Patrizio, in modo particolare. Ecco, qui vedete per esempio la croce irlandese e i druidi. Ecco, dovete sapere che i druidi erano i sacerdoti della religione pagana precedente. In Irlanda c'erano appunto questi druidi che erano dei sacerdoti che erano rimasti nelle zone di interne, insomma. Come abbiamo visto era accaduto per la religione pagana romana, anche la religione pagana irlandese era stata sicuramente, diciamo, sostituita, insomma, dal cristianesimo, ma il cristianesimo ha preso alcuni degli aspetti della religione pagana precedente e li aveva cristianizzati. Ecco. La stessa cosa avviene anche con i druidi, la figura dei druidi. Quindi ciò che erano i druidi in un certo senso nella religione pagana precedente diventano i monaci nella nuova religione cristiana. E così San Patrizio riesce a coinvolgere il popolo irlandese attraverso quest'opera di evangelizzazione, la creazione di questi monasteri, converte quindi il popolo irlandese. E ci furono moltissimi monasteri che si crearono in questo periodo, distribuiti su tutta quanta l'isola, controllati dall'abate del monastero principale e non dal vescovo, come accadeva nella chiesa del continente. Quindi una specie di chiesa quasi autonoma, no? Irlandese si forma. Ecco, dovete sapere una cosa, che gli irlandesi seguivano una regola che un po' faceva riferimento a Sant'Agostino, proprio ricordate Sant'Agostino, quello che proveniva dall'Africa e poi si era convertito a Milano, eccetera. E poi San Colombano, vissuto tra il 542 e il 615. Quando parliamo di questi santi, parliamo anche delle grandi migrazioni che ci furono, nel senso che oltre a essere monaci, questi che seguivano San Colombano erano anche missionari, si spostavano, andavano in giro per l'Europa a fondare altri monasteri, e questo fu un impulso fondamentale, insomma, nel senso che gli stessi re Longobardi, di cui parleremo adesso, permisero a San Colombano di fondare ad esempio il monastero di Bobbio, e il monastero di Bobbio diventò un centro culturale importante. Bobbio, lo vedete qua. Ci troviamo in questa zona, vicino all'Emilia, penso. I piani di Bobbio, sì. Conoscete, siete. Ci sono. Sì, si può sciare vicino. Insomma, Piacenza, una zona del genere, no? Nel Piacentino ci sono delle montagne. E lì più o meno San Colombano fondò questo monastero. In realtà ne fondò tantissimi, non solo a Bobbio, ma anche nell'Italia centrale. E questo diventò un importante centro culturale. Benissimo. Ecco, però adesso dobbiamo parlare di quello che. Queste sono delle immagini di San Colombano. Questa è la pellegrinazione storica di San Colombano, vedete, partito dall'Irlanda e giunto fino all'Italia, fino a Bobbio, appunto. Ecco, stavamo dicendo però che si diffonde in Italia soprattutto un monachesimo molto particolare, che è quello benedettino. Quindi l'altra figura fondamentale che dovrete ricordare è quella di San Benedetto da Norcia, vissuto tra il 480 e il 547. E quindi vissuto proprio nel periodo della guerra greco-gotica, che abbiamo detto ha devastato l'Italia. Ecco, lui visse da eremita nei pressi di Subiaco, in provincia di Roma, pregando e digiunando. Solo che poi, piano piano, ci furono delle persone che volevano seguire la sua scelta di vita, e quindi si creò una comunità attorno a San Benedetto, e questa comunità fu l'inizio di una comunità molto importante. A un certo punto Benedetto da Subiaco si spostò, si recò a Monte Cassino, dove c'era un'antica torre pagana dedicata ad Apollo, la trasformò in un monastero. Il monastero fu fabbricato dagli stessi monaci nel 530 circa dopo Cristo. E questo diventa uno dei monasteri più importanti
nella storia d'Europa, il monastero di Monte Cassino. Probabilmente ricorderete anche che durante la Seconda Guerra Mondiale gli alleati bombardarono proprio Monte Cassino. Un episodio abbastanza... Sì, siamo nel Lazio meridionale. Nel Lazio meridionale. Esatto, sì, nel Lazio meridionale. Sì. Ecco, stavo dicendo quindi che il concetto che aveva San Benedetto della vita monastica era un po' particolare. Cioè, lui pensava anzitutto che bisognasse radicalizzare la vita in comunità e che bisognasse vivere in comunità tutta quanta la vita e che questa comunità dovesse essere autosufficiente, la comunità doveva potersi da sola produrre ciò che era necessario per vivere. Ecco quindi che le comunità dei Benedettini hanno spesso intorno al convento un territorio da coltivare e dovevano svolgere svariate attività. Infatti, accanto alla preghiera, che continuava ad essere una delle cose fondamentali, insomma, che facevano i monaci, c'era anche il lavoro, la famosa regola, no, de l'ora et labora. Il monastero diventa sia quindi un luogo di meditazione e di preghiera, sia un punto di riferimento. Tra l'altro, proprio in questi periodi in cui c'erano guerre, invasioni, adesso vedremo, arriveranno i Longobardi, eccetera, i monasteri diventano punti di riferimento laddove insomma, la società invece è un po' devastata da tutte queste problematiche, magari anche semplicemente epidemie, peste, pestilenze, carestie, eccetera. I monaci sono un punto di riferimento economico. Ecco, molto importanti per esempio le nuove tecniche di agricoltura estensiva. Ecco, mentre abbiamo visto che l'economia romana era un'economia piuttosto statica, anche dal punto di vista delle tecniche agricole non c'erano stati particolari miglioramenti, perché ai romani non interessava, perché era tutta un'economia basata sullo schiavismo. Invece da questo momento in poi, nel periodo medievale, ci furono numerose innovazioni, proprio a partire dall'agricoltura estensiva che si trovava intorno ai monasteri, no? Proprio perché loro dovevano essere autosufficienti, era importante che si trovassero nuove tecniche agricole per cercare di coltivare il meglio possibile il territorio. Quindi vedete quante cose importanti, significative, che fecero insomma, i monaci in questo periodo. Intorno al 540 San Benedetto elaborò la regola. La regola di San Benedetto rimase un punto di riferimento. Ce n'erano state tante, abbiamo visto per esempio quella prima di San Basilio di Cesarea. Tanti altri monaci avevano scritto delle regole che dovevano seguire i monaci nei loro monasteri. Ma questa regola di San Benedetto ebbe un'importanza fondamentale. Gli stessi monaci irlandesi, per esempio, che vi ricordate avevano fondato tantissimi monasteri in Europa dopo i viaggi di San Colombano, decisero poi di adottare la regola di San Benedetto e quindi in un certo senso la regola di San Benedetto divenne l'unico punto di riferimento per i monaci occidentali, e non solo in questi secoli ma anche nei secoli successivi, tanto che poi dopo, come vedremo, studieremo l'anno prossimo, studierete con gli altri professori che avrete di storia e di filosofia, come a un certo punto si ritornò alla regola di San Benedetto. Furono i cistercensi, i cluniacensi, i cistercensi che, pur con accezioni diverse, decisero di ritornare a questa regola in maniera un pochettino più aperta, insomma, in un certo senso, i cluniacensi, e in maniera invece molto più rigida e severa i cistercensi. Bene, ora c'è una cosa fondamentale però da dire riguardo, l'ultima cosa che dobbiamo dire oggi riguardo ai monaci. Ecco, loro dovevano seguire dei voti religiosi di povertà, castità e carità, si dedicavano al lavoro manuale, e il lavoro manuale in un certo senso era prediletto, nel senso che il lavoro nei campi, ad esempio, loro sostenevano che poteva servire in modo particolare a purificare, a mortificare e quindi a convertire una persona. Ma era molto importante anche il lavoro intellettuale,
nel senso che alcuni svolgevano il lavoro dei campi che doveva servire, abbiamo detto, per la sussistenza del monastero stesso, ma altri invece potevano dedicarsi negli scriptoria, lo scriptorium, come dice, fa capire la stessa parola, era un luogo nel monastero dedicato alla scrittura, alla copiatura, ad esempio, dei testi antichi, dei testi greci, dei testi latini. Leggo dal vostro libro quello che si dice alla fine di questo capitolo, che è fondamentale da ricordare. L'attività di copiatura dei testi antichi contribuì in modo decisivo a salvaguardare il patrimonio culturale dell'antichità, che senza l'attività di questi monaci, chiamati gli amanuensi, perché copiavano appunto a mano questi codici, sarebbe andato perduto. E questa è una verità storica che non possiamo dimenticare. Altri video didattici su attuttascuola.it.